ci siamo, insomma, una settimana di attesa e di carica soprattutto, però insomma la squadra deve mantenere anche un certo equilibrio, non dire avere troppa forza. Cioè, quello che dicevo loro prima, fortunatamente passare questa settimana, perché comunque lo stress psicologico è abbastanza intenso. La cosa importante è che siamo arrivati al sabato, quindi adesso finalmente si gioca. È normale che i ragazzi sanno che per fare una buona partita bisogna avere non dirò che mentale e soprattutto intelligenza. Ecco, in questa Paganese, mister, a parte il fatto che ha due risultati su tre a disposizione, ma comunque sarà sempre una squadra che starà molto attenta e poi vi rispetta molto da quello che abbiamo detto. Sì, sono persone intelligenti, perché sanno che la Virulamezia è una squadra, l'ha dimostrato, sia in campionato che nei playoff. Però hanno questo vantaggio e la gara è andata e quindi bisogna ribaltare la partita. Non è difficilissimo, non è neanche facilissimo. E cosa in particolare, insomma, sarà importante in questa partita per la sua squadra? L'ho detto prima, fare una partita con grande intensità, ma cercando di giocare al calcio, quindi giocare al calcio, giocare con intensità, ma al calcio, senza farsi prendere troppo dalla frenesia, senza esagerare troppo nel nervosismo. Poi ci sarà una grandissima cornice di pubblico. Sì, è una delle cose più attese della partita, forse in questo momento la cosa che si aspetta di più è quella, oltre che vedere i ragazzi giocare, quindi speriamo si possa festeggiare insieme a fine partita. Allora, per quanto riguarda la formazione, c'è qualche problema per Rondinelli? Com'è la situazione? Ci sono possibilità per recuperarlo? Oppure ha già pensato ad altre alternative? È ovvio che io ho già pensato all'alternativa. Ho avuto qualche problemino ieri a fine allenamento. Ci siamo accorti soltanto oggi che il problema probabilmente poteva non essere risolto e quindi oggi il ragazzo non si è allenato. Valutiamo domani mattina con calma, però le possibilità non sono tante. Rispetto alla partita dell'andata, chiaramente ci sarà una pressione psicologica superiore, oltre che ovviamente anche una questione tecnico-tattica, perché l'avversario parte comunque da questo gol di vantaggio. Quindi chiaramente sarà una partita molto diversa rispetto all'andata. A parte il fatto che nel calcio ogni partita è diversa, è normale che sarà una partita diversa, una partita dove adesso non possiamo più sbagliare, bisogna fare una partita perfetta, perché comunque prendere gol significa doverne fare due. Lo sappiamo, siamo consapevoli, però affronteremo l'avversario come abbiamo sempre fatto, con grande umiltà, però con grande voglia e grande determinazione. Sperando che anche un pizzico di fortuna questa volta possa darci la mano, perché ultimamente non ne abbiamo avuto. Sperando che l'arbitro, insomma, sia migliore di quello dell'andata. È normale, è tutto passato, acqua passata. Sappiamo che può succedere una situazione del genere. La cosa che dispiace maggiormente è che sia successo nei playoff. Pazienza, è capitato, speriamo non capiti più. Basta, non pensiamoci più. La settimana, come ti senti? È normale che c'è attesa. C'è attesa. Non è che una vigilia di ordinaria amministrazione, no? No, non è di ordinaria amministrazione, però dobbiamo